Bilancio significativo dei carabinieri in questo Ferragosto sulle isole di Ischia e Procida. La presenza nei terminal di sbarco e imbarco nei porti ha consentito di monitorare con attenzione il flusso di ingressi. È proprio all'uscita di un aliscafo proveniente da Napoli che un 36enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto nella tasca della camicia che indossava. Controlli anche nelle attività commerciali, sanzionate amministrativamente 4 commercianti per occupazione abusiva della strada con espositori, materiale pubblicitario, tavolini e sedie. A Barano, denunciato un 28enne foggiano per guida in stato di ebbrezza, il suo tasso alcolemico era di 1,98, ben oltre il limite di 0,5. Ispezionati poi 7 stabilimenti balneari dotati di servizio di ristorazione. In 3 di questi sono stati rilevati alimenti privi di indicazioni sulla tracciabilità che saranno sequestrati. Complessivamente si tratta di 105 kg di prodotti. Per gli altri 4 imprenditori, sanzioni per difformità strutturali nei locali interni. Nel comune di Forio i militari hanno denunciato i 2 titolari e una dipendente di un bar perché sorpresi a vendere bevande alcoliche ad alcuni ragazzini di età inferiore ai 15 anni. Un 50enne di Lacquameno è stato poi denunciato per incendio boschivo. L'uomo aveva acceso un piccolo fuoco per smaltire sterpaglie secche del suo terreno quando le fiamme si sono propagate senza controllo. Un ettaro di macchia è andato distrutto. Controlli anche in mare con la motovedetta della compagnia di Ischia. 23 le sanzioni notificate ai diportisti irregolari, 3 gli assuntori di stupefacenti segnalati alla prefettura.